Teo Cosenza, Vincenzo Altomare, abbiamo vissuto per l'introduzione, si è già andato via. Intanto volevo fare subito una precisazione, lo scippo l'abbiamo evitato, lo scippo a cui tu facevi riferimento legato al decreto Monti. Il decreto Monti bis aveva tentato di fare uno scippo, devo dire il giornale, il quotidiano Il Manifesto, il Foro dei Movimenti per l'Acqua, sottoscritto insieme a altri, diciamo, ci siamo attivati immediatamente e abbiamo individuato che quello effettivamente era uno scippo, un inganno, io l'ho definito una barbarie giuridica, cioè che cosa ha tentato di fare il Monti bis. Il Monti bis, per non intervenire direttamente sui modi di gestione, sui modelli di gestione, e quindi per non marcatamente, diciamo così, disattendere l'esito referendario, è andato a colpire, voleva colpire la norma relativa al soggetto giuridico che noi a Napoli abbiamo individuato come soggetto che può gestire appunto l'acqua, quindi l'azienda speciale. Quindi c'era un articolo 20 che è stato individuato che diceva praticamente che le aziende speciali non possono gestire i servizi di interesse economico generale. Quindi per cui noi saremmo stati dal giorno successivo, anzi dal momento della pubblicazione del decreto legge, saremmo stati come ABC Napoli, Acqua Bene Comune Napoli, saremmo stati fuori legge. Quindi era la norma cosiddetta anti-ABC, la norma anti-Napoli. Siamo riusciti, diciamo, a stanarla, abbiamo scritto 2 o 3 articoli molto forti evidenziando tutti i profili di legittimità di questa norma, e questa norma è stata stralciata dal testo definitivo. Quindi, diciamo, per il momento abbiamo salvato un pezzettino, io ho detto, di democrazia locale, abbiamo salvato ABC Napoli, abbiamo salvato, io direi, anche i residui che ci sono di soggettività di diritto pubblico nell'ordinamento giuridico. Detto questo, io dedico questo libro, e lo dico appunto alle prime pagine, lo dedico ai 27 milioni di cittadini che il 12 e il 13 giugno sono andati alle urne e hanno espresso una volontà chiara, netta, contro un progetto egemonico di saccheggio dei beni comuni, in particolare ovviamente l'acqua, ma non solo, perché poi si vuol far intendere che il referendum sia stato solo e esclusivamente verso l'acqua, in realtà era un referendum che voleva impedire, che ha impedito, perché lo si è votato, appunto hanno votato 7 milioni di cittadini, la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali, quindi non solo del servizio idrico. È dedicato appunto ai 27 milioni di cittadini, è dedicato al Foro dei Movimenti per l'Acqua, ma io direi in senso più ampio questo lavoro è dedicato a tutti quelli che a partire dal 99, 2000, 2001 hanno fatto lotte di resistenza incredibile nei territori, e questo è il punto. Il punto centrale è questo, e su questo io vorrei soffermarmi. Noi a Napoli non ci stiamo inventando nulla, secondo me la peculiarità dell'azione politico-amministrativa del Comune, anche in particolare del mio assessorato, è quella di voler in qualche modo trasformare in azione politico-amministrativa quanto è determinato dal basso. Cioè, noi ci troviamo forse per la prima volta in presenza di un indirizzo politico forte, che è un indirizzo politico che non è determinato dall'alto o dai circuiti classici della rappresentanza, dal binomio consiglio, esecutivo e così via, ma partiti politici ovviamente, ma per la prima volta ci troviamo in presenza di indirizzi politici che vengono dal basso. Questa è, direi, la grande novità, indirizzi politici che nascono dallo scontro, che nascono dal conflitto, che nascono dalla resistenza, che nascono dall'antagonismo, ma sono indirizzi politici che hanno la capacità ad un certo punto di trasformarsi in iniziativa, ovviamente con gli strumenti a disposizione, che non sono pochi, che sono pochi, in un modello che è quello costituzionale, che è un modello, diciamocelo chiaramente caro Silvio, è un modello che privilegia tendenzialmente la democrazia della rappresentanza, è un modello fondato sulla democrazia della rappresentanza, e quindi la difficoltà in presenza di soggettività diffuse, il problema è di vedere quali strumenti vi sono per far sì che questo indirizzo politico che nasce dai territori possa poi trasformarsi in azione politico-amministrativa.
titolo del libro è Beni comuni e dalla teoria all'azione politica. Inizialmente si era pensato dalla teoria alla pratica o dalla teoria alla prassi. In realtà la prassi e la pratica rappresentano in questo libro, in questo processo, il trait d'union tra la teoria e l'azione politica. Perché io potrei dire che pratica è per esempio l'elaborazione dei quesiti referendari, che pratica è la relazione di accompagnamento ai quesiti referendari, che pratica è la difesa della ammissibilità dei quesiti referendari dinanzi alla Corte Costituzionale, che pratica è l'elaborazione del testo in Puglia che determinava la trasformazione della SPA AQP in soggetto di diritto pubblico, ancorché in una prima fase, poi sapete non si è avuta la forza politica in Consiglio regionale di far sì che quel progetto approvato dal tavolo tecnico che io coordinavo e che poi in giunta era stato così adottato, poi in realtà il Consiglio regionale in Puglia non tocca la forza, ma questo fa parte della pratica, diciamo così, tutta questa parte che tenta una prima trasformazione della teoria, l'azione politica relativamente facile perché ci troviamo in presenza appunto di tutto, di tutta questa azione sui territori, tutta questa azione sui territori che per quanto riguarda Napoli parte in maniera diciamo così emblematica quando riesce in un anno e mezzo, cioè tra la fine del 2004 e l'inizio del 2006, raggiunge un obiettivo. Un obiettivo, guardate, che per chi diciamo pratica lo studio della scienza dell'amministrazione del diritto pubblico non è un obiettivo evidente, non è un obiettivo così diciamo scontato, cioè quello della revoca di un atto amministrativo da parte dell'amministrazione comunale. Cioè nel 2004, alla fine del 2004, il Comune di Napoli adotta un provvedimento, calandolo dall'alto, assolutamente non partecipato, tutti ne vengono a conoscenza attraverso la stampa, di voler appunto trasformare l'AIRA SPA progressivamente in un soggetto misto, cui avrebbe inizialmente conservato diciamo la maggioranza 51% diciamo il pubblico, il 49% il privato, ma progressivamente questo rapporto si sarebbe come dire spostato a vantaggio dei privati. Fu percepito subito diciamo così l'inganno, fu percepito che era un processo vero e proprio di privatizzazione e scattò diciamo una reazione sul territorio del comune fortissima, ovviamente avendo anche la possibilità in quel momento non solo mediatica ma di forza spirituale incredibile della presenza di padre Alex Zanotelli, che riuscì diciamo a coagulare intorno a lui un movimento fortissimo, il comitato dell'acqua pubblica di Napoli, che riuscì a fare una battaglia straordinaria dove mi vide anche me coinvolto inizialmente come dire da più da tecnico, da professore che veniva invitato a questi dibattiti, però percepì diciamo il dato giuridico che voleva, che utilizzava il comune, cioè quello che poi è stato utilizzato anche dal decreto Ronchi, cioè quello che si diceva noi dobbiamo procedere alle privatizzazioni perché ce lo impone il diritto europeo, che ce lo impone il diritto comunitario, e già all'epoca riuscimmo a smascherare diciamo questo inganno e dicevo che non era vero che il diritto comunitario, dicevo guardate se voi avete il coraggio di fare dite chiaramente che c'è una volontà politica ma non utilizzate come paravento, come schermo, non utilizzate il diritto comunitario che non è vero. Questa fu una battaglia quindi forte, vide unite più forze a Napoli e si riuscì all'inizio del 2006 a far appunto revocare quel provvedimento. E questa quindi fu una prima vittoria forte, alla quale seguirono una serie di altri atti, perché vedete non si arriva a un referendum con quella vittoria per caso. I referendum o si costruiscono, tra virgolette, in maniera forte, attraverso processi di sofferenza, anche di gioia, ma di scontro e di conflitto e di proposta, oppure i referendum, quando sono calati dall'alto, sono dei fallimenti. I referendum, come istituto appunto di democrazia diretta, uno dei pochi che è presente appunto nel nostro, anzi l'unico forse, poi vabbè, l'iniziativa popolare, la petizione, ma sostanzialmente sono questi i più forti referendum, riesce solamente se si percepisce che è, come dire, un atto, non dico conclusivo, ma si arriva al referendum attraverso un percorso, attraverso un processo. Quindi le battaglie sui territori, la partecipazione che è un modo di essere, di voler essere del cittadino che passa però attraverso il diritto e il dovere di essere informati continuamente, c'è cioè il diritto ad avere flussi informativi trasparenti,
con la percezione che si può partecipare in maniera consapevole e quindi esercitare veri diritti di partecipazione quando si è informati, perché se non si è informati la partecipazione è solamente, come dire, rischia di essere una forma di strumentalizzazione o di cooptazione, con la ferma volontà di essere parte cittadino di un processo di formazione permanente o di autoformazione permanente, quindi due stadi necessari che anticipano, diciamo così, il diritto alla partecipazione. Questo ha fatto sì che si è arrivati addirittura al 2007, a presentare un progetto di iniziativa popolare, previsto appunto dalla Costituzione, dove la Costituzione prevede 50.000 firme, se ne sono raccolti circa 500.000 di firme, quindi dove la partecipazione, i cittadini si sono fatti, come dire, si sono sostituiti ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa e hanno presentato un testo straordinario, tuttora presente, dovrebbe essere messo in discussione, ma non viene messo, perché è stato messo sotto, diciamo, in una mattonella, è stato sotto una mattonella in un cassetto, che è stato affidato tra l'altro a un personaggio molto squallido che aveva più interesse, diciamo, a occuparsi dell'agricoltura piuttosto che delle questioni dal nome Scilipoti, perché era lui, diciamo, quello a cui era stato affidato di non riportarla avanti, se ne frega totalmente, non capendo forse neanche l'importanza, forse capendo, e quindi per questo mettendo in un cassetto. Fatto sta che è stato abbandonato, ma era un progetto che partiva dal basso, al quale io, quando tu parlavi appunto dell'esperienza napoletana adesso della delibera del 26 ottobre maggio, cioè della trasformazione dell'area in SPA in ABC, tra l'altro tu dicevi ci siamo trovati dinanzi a una buona gestione, sì, ma una gestione privatistica, una gestione che ha fondato delle SPA senza mai passare attraverso il Consiglio Comunale, ha una gestione quindi che sicuramente è poco trasparente, perché è una gestione che comunque si muove nelle logiche del profitto, una gestione che poco ha a che vedere con la dimensione sociale, con il rapporto equilibrato, come si diceva prima, tra cittadino e ambiente, dove l'efficienza è un'efficienza vista tutta in termini di riduzione economica, dove praticamente ci si basa principalmente sul principio tariffario e quindi riuscire a mettere in sicurezza, diciamo così, sui principi tariffari, ma non si fa un discorso importante, che poi ci tornerò, sul concetto di governo pubblico partecipato, diciamo, dell'acqua, che è un'altra cosa. Però effettivamente quantomeno era un'azienda che non stava in passivo, anche se è facile non stare in passivo quando si agisce, diciamo, come monopolista naturale e quando praticamente si prendono principalmente i soldi sulle bollette dei cittadini. Il problema è capire se poi si fanno dei piani di investimento, diciamo, sulle infrastrutture. Questo è il problema, perché il diritto delle generazioni future, principalmente per i servizi idrici, non si rispetta quando si fanno dei piani di investimento sugli acquedotti. E quindi ovviamente chi si muove in una logica privatistica e degli utili immediati, del profitto, ovviamente va in difficoltà se deve investire e avere, come dire, dei vantaggi tra 15-20 anni, ma il problema è vedere se le generazioni future tra 20-30-35 anni avranno degli acquedotti dove sono stati fatti degli investimenti, che qua si vede, diciamo, la gestione sana in relazione ai beni comuni, proprio perché sono beni che sono orientati principalmente alla convivenza, ma ancora di più alla sopravvivenza, alla tutela del diritto delle generazioni future. E quindi si arriva al referendum attraverso questo percorso. Il referendum, che guardate, sostanzialmente si fonda su, io direi, tre dicotomie che ci accompagneranno, però intorno alle quali noi dobbiamo fare una grandissima riflessione. Una è la dicotomia sovranità-partecipazione, l'altra è proprietà pubblica, proprietà privata, e l'altra dicotomia è proprietà-gestione. Allora, che cosa ci ha consentito, diciamo così, di fare, e cosa ci ha indotto, diciamo, intorno a cosa ci ha indotto a riflettere il discorso dei beni comuni, passando anche attraverso la Commissione Rodotà che veniva prima evocata? La Commissione Rodotà è una commissione molto classica e nasce con dei criteri molto classici, nominata appunto dal governo Prodi, istituita presso un ministro che si interessava di tutto meno che dei beni comuni, tal Clemente Mastella, che fortunatamente non abbiamo mai visto per commissione, nasce con il mandato di modificare una parte del codice civile e viene affidata a un professore appunto molto stimato,
che si occupa da anni, diciamo, del tema della proprietà, ma che si occupa del tema della proprietà secondo degli schemi abbastanza classici, cioè Stefano Rodotà. Non si pensava, diciamo così, classici ovviamente rivoluzionari negli anni 70, ma forse classici adesso, e non si pensava in quella commissione di introdurre il tema dei beni comuni, ma si pensava di ridare, come dire, una sorta di riassetto e di riordino al concetto di proprietà pubblica, al concetto di demanio. E quindi di modificare, fare una, sostanzialmente uno schema di disegno di legge delega e modificare gli articoli 810 seguenti del codice civile. Questo è il mandato. Questa però fu l'occasione per me, Mattei, Nivarra, forse per noi tre, conta però devo dire bene a Stefano Rodotà, di introdurre appunto una nuova nozione giuridica, ovviamente già presente nel dibattito economico, ma una nuova nozione giuridica, quella dei beni comuni. Da quale percezione nasce questa esigenza? Dal fatto che il regime proprietario, che sia pubblico o sia privato, ma diciamo il regime proprietario pubblico, l'idea di demanio, di proprietà pubblica, così come anche congeniato e previsto, diciamo, nella Costituzione del 48, è un regime che non come categoria in quanto tale, che non aveva garantito a che, diciamo, i beni pubblici fossero effettivamente governati e gestiti per il soddisfacimento degli interessi pubblici e degli interessi generali. Cioè le categorie classiche che derivano dal diritto romano, che sono passate attraverso il Medioevo, attraverso le codificazioni dell'Ottocento, attraverso Weimar, fino alla Costituzione del 48, sono categorie, diciamo, sono categorie che non hanno consentito la tutela e la garanzia di questi diritti. Perché? Sostanzialmente perché non hanno evitato le contaminazioni pubblico-private, non le hanno evitate dal punto di vista degli assetti proprietari, non le hanno evitate dal punto di vista della gestione. Pensiamo alle radiofrequenze, pensiamo all'acqua, pensiamo alle acque minerali, pensiamo alle cave, pensiamo alle spiagge, solo per identificare, come dire, solo quelli che vengono definiti alcuni dei beni comuni immateriali, ma poi ci sono tutti, diciamo, i beni comuni immateriali, per cui forse anche il welfare, diciamo, anche, diciamo, tutto il versante dei diritti sociali, l'istruzione, la scuola e così. Il denaro quindi e la proprietà pubblica attraverso un istituto, quello della concessione, che fino a che viene utilizzato con esercizio di responsabilità da parte dell'amministrazione, fin tanto che l'amministrazione è anche strumento di sorveglianza dell'azione politica, regge, ma quando la stessa amministrazione, le intelaiature della pubblica amministrazione diventano cedevoli rispetto ad una dimensione politica, diciamo così, sempre più aggressiva, e la stessa amministrazione non riesce più ad ottemperare a quanto stabilito dalla Costituzione, segnatamente l'articolo 97, che parla di buon andamento e di imparzialità, quindi l'amministrazione stessa non è più servente all'interesse pubblico in generale, ma diventa servente ad un progetto politico che è frutto spesso appunto di contaminazioni pubblico-private. Ecco, la logica proprietaria, il regime proprietario in quanto tale, la cultura della proprietà, ancorché pubblica, non riesce a garantire che quei beni potessero soddisfare, essere il soddisfacimento di diritti fondamentali, di diritti generali, di interessi generali. Ma questo perché? E diventa il centro poi del dibattito della Commissione Rodotà. Io il testo della Commissione Rodotà, così come elaborato e scritto nel 2007, non lo riscriverei in quel modo, poi vi dico perché. E ovviamente siamo in continua elaborazione. Ma in quel momento ci fa capire una cosa molto importante, cioè che la cultura della proprietà, il regime proprietario, si muove, ancorché pubblico, ripeto, si muove su un rapporto, su un asse, che è quella del dominus e il bene. Dominus e bene, cioè il dominus che diventa, è il soggetto dominante, ovviamente, è il vero dominatore del bene, cioè è il soggetto che può decidere di fare quello che vuole su quel bene. L'idea nostra è quella, appunto, nel momento in cui si introduce la nozione di bene comune, al di là, diciamo,
della dicotomia pubblico-privato, ma io direi al di là, in alcuni casi, io direi, mi fermo a dire al di là della Costituzione, oltre la Costituzione, non voglio dire contro Costituzione, mi fermo a dire al di là della Costituzione, è quello, diciamo, di individuare il rapporto che si sposta tra bene e diritti, cioè ciò che rileva non è la proprietà, quindi non è il soggetto, non è il domus, ma ciò che rileva è che quel bene deve soddisfare i diritti fondamentali, deve rimanere a garanzia del soddisfacimento dei diritti fondamentali. Ovviamente, se è vero questo, e se allora usciamo dalla logica della proprietà, e se usciamo dalla logica della proprietà pubblica, del demanio, perché riteniamo che quella logica non ha evitato, tra l'altro, un'accelerazione dei processi di privatizzazione a partire dagli anni 90, perché poi noi parliamo adesso di Monti, prima parlavamo di Ronchi, prima ancora della Lanzillotta, ma dobbiamo risalire fino ad Amato, fino quindi al 92-93, per passare in parte anche attraverso la legge Galli, per passare attraverso la legge Bassanini, quindi sono percorsi che iniziano a partire dal 92-93. Se è vero questo, allora il problema è di capire se questi beni a chi appartengono. A chi appartengono? Ma a chi appartengono? Allora è qua che si pone poi il problema teorico, ma che ha una ricaduta, adesso dico, molto molto pratica. Il problema di chi appartengono, diciamo, va in secondo ordine, proprio perché si esce dalla logica proprietaria. È chiaro che io vi dico che sono di appartenenza collettiva. Sono di appartenenza collettiva. E se vi dico che sono di appartenenza collettiva, significa che a quel punto il fatto che rimangano nel demanio è quello che i giuristi possono dire una fictio iuris, cioè rimangono, diciamo, fintamente nel demanio e nella sfera pubblicistica, ma rimangono in quella sfera dove però quel soggetto pubblico diventa, come dire, ancorato da una serie di limiti. Quali? Intanto che quel bene non può essere trasferito a soggettività private, quindi non può dar luogo a contaminazioni private, pubblico-privato, non può dar luogo. Ma la cosa più importante è che ci si sposta quindi su un piano gestionale, cioè qual è la governance? Se vero è che il vero proprietario non è il proprietario formale, ma il proprietario sostanziale, cioè colui il quale gestisce il bene, perché determina per il caso dell'acqua le tariffe, i piani di investimento, i controlli, e il proprietario, lo sappiamo bene, al di là della pantomimica, diciamo così, del controllo analogo, e la presa in giro col controllo analogo, il controllo analogo, no, che dovrebbe dare la possibilità appunto al comune di controllare una SPA perché è pubblica, controllare come se fosse un ramo della pubblica amministrazione, in realtà non esiste, perché c'è una tale asimmetria informativa. Allora, se è vero questo, che ciò che più rileva per quanto riguarda la governance dei beni comuni è la gestione, allora, e se ragioniamo appunto su beni che sono beni di appartenenza collettiva, dove sono posti tutta una serie di limiti al vecchio regime proprietario, ancorché pubblico, allora bisogna costruire e ragionare intorno a quello che abbiamo cercato di fare a Napoli, cioè un governo pubblico sì, ma partecipato, dove i cittadini sono messi in condizione di gestire un bene, proprio perché quel bene è un bene di appartenenza collettiva. Ovviamente ci vuole una volontà politica forte per fare questo, ci vuole una volontà politica netta per fare questo. C'è una borghesia mafiosa che combatte quotidianamente contro questa operazione, e che si sposta in maniera opaca e trasversale da sinistra a destra perché ha solo interesse a conservare le proprie rendite e i propri affari a partire da 15 anni, e che ci intralcia quotidianamente su questo progetto, e l'abbiamo quotidianamente contro, e noi cerchiamo di fare un passetto avanti, questi ci buttano indietro, ma noi andiamo avanti. 26 ottobre il Consiglio Comunale, in una giornata storica, ha deliberato la trasformazione di una SPA in soggetto di diritto pubblico partecipato, ABC Napoli, Acqua Bene Comune Napoli, che è formalmente un'azienda speciale, ma va molto oltre
l'azienda speciale, non si ferma all'azienda speciale, proprio perché interpreta l'acqua non come bene pubblico, tu curva, ma la interpreta appunto come bene comune. E a partire da una governance partecipata in cui dal basso i cittadini possono esprimere due componenti del CDA, andando anche oltre l'esperienza di Parigi, di Eau de Paris, perché Eau de Paris che noi abbiamo utilizzato come esempio in questi anni, perché a partire dal 1 gennaio 2010 è appunto dato una gestione di bene comune all'acqua, buttando a calcio il sedere via da Parigi le due multinazionali e introducendo appunto un soggetto di diritto pubblico partecipato, Parigi però non ha avuto il coraggio di attribuire, di assegnare ai cittadini il potere deliberativo, cioè ha dato ai cittadini presenti in CDA il potere consultivo. Io ho voluto fermamente che ai cittadini fosse dato all'interno del CDA il potere deliberativo. Abbiamo previsto un comitato di sorveglianza in grado di controllare quotidianamente su 5. Abbiamo previsto quotidianamente un comitato di sorveglianza composto dai rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, composto da cittadini e anche da espressioni del Consiglio Comunale. Tutto questo, dicevo, si muove su queste due dicotomie. Noi in questo modo ovviamente riteniamo che la sovranità distaccata e calata dall'alto, di cui comunque è stata vittima la nostra Costituzione, proprio perché la nostra Costituzione si declinava e si declina sostanzialmente un modello di democrazia, mentre forse mai come in questo momento abbiamo bisogno di spacchettare quel modello e di ragionare intorno perlomeno a quattro modelli di democrazia, che sono la democrazia partecipativa, la democrazia diretta, la democrazia di prossimità e anche, diciamo, la democrazia della rappresentanza, ma solo quando viene usata e interpretata come la stiamo interpretando noi, cioè come strumento di trasformazione, azione politico-amministrativa di un dettato che viene dal basso, solo in questo momento, o deliberativo, solo in questo momento, solo in questo caso. Io credo che per fare ciò c'è bisogno di trasformare, ovviamente qua parla il giurista, ma il giurista che è impegnato in questo momento, non solo impegnato astrattamente, ma impegnato veramente a trasformare la teoria appunto in azione politica, cioè a trasformarla in regole, trasformarla in norme. Io credo che per fare tutto ciò e per dare dignità alla partecipazione, ma non con una funzione burocratizzante o di normalizzazione della partecipazione, ma per passare da una dimensione metagiuridica o metafisica della partecipazione o da confusionismo sociale o da sfogatorio ad una dimensione di effettività e di concretezza, c'è bisogno di uno sforzo maggiore. E per fare ciò, guardate, non è semplice. Che ci troviamo contro per quanto riguarda Napoli, mi trovo contro i consiglieri di municipalità, mi trovo contro gli assessori delle municipalità, mi trovo contro i consiglieri, mi sono trovato contro pure qualche assessore, perché è il discorso qui, così come prima parlavo tra beni comuni e proprietà, è il discorso della dicotomia sovranità-partecipazione. Se noi vogliamo effettivamente far sì che ci sia una erosione di una sovranità autoritaria che nulla ha a che vedere con l'articolo 1 della Costituzione, che è una grande mistificazione, destrutturare con l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, il popolo non esiste, esistono moltitudini di soggetti che si devono appunto organizzare e che devono esprimere il loro potere attraverso la resistenza, attraverso la lotta, attraverso la proposta, ma devono essere messi concretamente in condizioni di esprimere ciò. E per far sì, io parlo di diritto alla partecipazione, ovviamente qua io porto dietro il mio bagaglio di giurista, e quindi credo però che se c'è un diritto c'è un dovere, se c'è un diritto c'è un obbligo, se c'è un diritto c'è una controprestazione, e se c'è un diritto io posso mettere in difficoltà una discrezionalità assoluta e autoritaria, cioè di chi si mette sul piedistallo e continua a calare dall'alto delibere, 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 e ogni tanto chiama a consulta una serie di persone, fa un gran casino e dice quella è la partecipazione. Io potrei fare assemblee tutti i giorni, io potrei riempire tutti i giorni l'albergo dei poveri, le municipalità,
che la gente dopo le 6 alle 7 ha voglia di partecipare, ma non è questa solo la partecipazione, anche ma non solo. Allora, se vogliamo, non ripeto normalizzare, ma vogliamo dare un senso forte a tutto ciò e preparare anche alla governance, preparare anche al vero combattimento, cioè quello di gestire concretamente questi beni comuni, e se vogliamo effettivamente incidere sull'azione politico-amministrativa degli enti locali, allora dobbiamo creare un sistema. Sistema che non deve, non mi piace parlare di modelli, che il modello può essere anche un'altra cosa antipatica, uno si fa, no, manco, non è il modello. Dobbiamo creare un sistema. Un sistema che però sia in grado di erodere quotidianamente questa sovranità politico-amministrativa calata dall'alto. Allora abbiamo immaginato un laboratorio permanente, delle consulte permanenti, in grado di autogestirsi, includenti anche il mondo della rappresentanza. Qui si possa andare anche l'assessore, possa andare anche il consigliere, possa andare anche il consigliere di municipalità, l'assessore di municipalità, il presidente del consiglio. Anzi, io credo che questo possa essere un luogo e che dia la possibilità a chi poi deve trasformare l'azione politica amministrativa di ascoltare, e forse può determinare anche un miglioramento della qualità delle politiche pubbliche se stai più a contatto con i cittadini, non solo in una visione di clientela o di risolvere quel problema al parco tal dei tali dell'acqua, perché io so che quel parco ha 200 persone moltiplicato per 4 mi dà 400 voti, non è quello, ma so che mi avvicino ai cittadini perché mi avvicino a tante problematiche, a tante istanze. A quel punto la consulta deve deliberare, e noi ci dobbiamo spostare anche su un piano di democrazia non solo partecipativa ma deliberativa, di essere messi in grado di deliberare. Io credo che in questo momento storico non siamo ancora pronti per prevedere, come dire, una sorta di sostituzione della democrazia deliberativa dal basso rispetto a quella della rappresentanza. Può darsi pure che ci arriveremo. Io credo che in questo momento di rottura forte, dobbiamo dare un potere alla democrazia deliberativa e far sì che sia in grado di deliberare e creare degli obblighi all'amministrazione. Se l'amministrazione decide in maniera diversa, l'assessore competente per area o per macro area deve presentarsi dinanzi a quella consulta e deve spiegare punto per punto perché l'amministrazione ha deciso in maniera diversa rispetto a quanto deliberato dalla consulta. Allora, questo ovviamente può complicare, può allungare i tempi, ma la partecipazione, come diceva prima Dante, è anche questo. La partecipazione è anche la capacità di aumentare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo, di scontro. È anche questo. La partecipazione è, anzi, forse, soprattutto questo. Però, ovviamente, vedete, stasera abbiamo parlato di contenuti, di strumenti. Per fare tutto questo, forse, come si diceva prima, c'è bisogno di riprendere, ovviamente quanto è stato già detto a Teano, riprendere, che Teano costituisce ovviamente una base di riflessione importantissima. Io credo che sullo sfondo, ma neanche tanto, e io credo che se ne parlerà anche il 28, c'è l'esigenza che contenuti e strumenti, una volta si parlava prima di soggetti, poi di contenuti, di strumenti e di obiettivi. Io credo che tutto ciò, tutto questo magma nuovo, innovativo, io credo che abbia bisogno di soggettività diverse rispetto a dei modelli di ascensori di trade union classici tra lo Stato comunità e lo Stato apparato, come si diceva nei tradizionali manuali del diritto pubblico, i partiti politici e sindacali, ma in particolare i partiti politici, così come previsti l'articolo 49 della Costituzione, non siano più in grado da soli, secondo quel modello, di riuscire a raccogliere una sfida così complessa e apparentemente magmatica e disarticolata qual è quella che io in maniera un po' rozza, diciamo, ho rappresentato stasera. Non c'è la possibilità, ma proprio perché erano congegnati per lavorare per quel modello di democrazia, quel modello della democrazia della rappresentanza. Se c'è questa esplosione di più
dove si decodei, dove si declina e si disarticola, diciamo, la democrazia, quel modello là, costituito intorno a quei due grandi ascensori, non è più in grado, c'è una implosione, esplode. E se esplode, allora c'è bisogno di ragionare, ma c'è bisogno allora di ragionare intorno a soggettività sicuramente diverse, non più verticistiche, non più burocratizzate, non calate dall'alto, che sia che abbiano la forza e la capacità di essere orizzontali. Non abbiamo bisogno di leader carismatici, c'è bisogno di un'alternanza più frequente dei vertici di questi nuovi soggetti, che sicuramente però non devono avere una struttura, sicuramente non, a mio avviso non potranno più avere una struttura classica, nazionale, regionale, locale, perché è una struttura che ha funzionato fin tanto che c'è stato un modello classico della democrazia della rappresentanza e andavano in quel modello. Quando quel modello appunto è imploso, io credo che queste soggettività immaginate così non potranno più funzionare. C'è molto da lavorare. Comunque vi aspettiamo tutti quanti il 28 a Napoli, poi il sabato. Grazie.